Se gli butti un'occhiata veloce, mentre la tua auto ha appena lasciato l'autostrada, quasi stenti a convincerti che quello che si erge, maestoso e placido al tempo stesso, è il paese sbattuto come una canna al vento da più di 2000 scosse di terremoto. Si può imparare a convivere con tutto, specie se non hai un altro posto dove andare. E così a Mormanno la gente, da 2 anni a questa parte, il suo patto tacito è col terremoto che è stata costretta a stringerlo. Un compagno di vita che sembrava intenzionato a non far male più del dovuto. Ormai era diventata per noi qualcosa di abitudinale, ossia la mattina ci scherzavamo sopra, ci ha dato il buongiorno, ci ha dato la buonasera. All'1:05 della notte, tra il 25 e il 26 ottobre, però, quel patto è stato violato e un sordo boato l'ha svelato a tutti. L'illusione si è spezzata. Col terremoto non si convive, col terremoto si fanno i conti. E quando la scossa più forte di tutte è alla fine arrivata, la gente a Mormanno si è ritrovata per strada, impaurita e attonita. Il ricordo più brutto dell'altra notte che lei ha? Non lo so dire, è stato troppo brutto. Cosa ha pensato? La fine del mondo, per me insomma. A casa sua cosa è successo? Si è messo tutto a ballare? No, non è successo niente, però qualche cosa è caduta, ma il rumore forte ti ha dato ansia e paura. Rumore? Come di che cosa? Di oggetti che cadevano, quadri. Era una cosa come se una si spaccava legna e si rompeva tutto, non lo so come definirla. Ma questo terremoto le fa paura? Come mi fa a me, dimmi tu? Fa paura, sì, fa paura. Sì. Lei abita da solo? Sì. Abita da solo a casa? Sì, 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 su. E l'altra notte, quando c'è stata la botta forte? È appasmato, però, a dove andava? È rimasto dentro? Sì, sì, sì. Non è uscito fuori? Su. Che sia fuori, se cascano le cose da sopra, è uguale. Ma lei stava dormendo? No, era sveglio però, era sveglio a casa. Fatta forte. Ma quella dell'altra notte è stata forte, e quindi siamo usciti tutti fuori. All'1 di notte sono venuti i carabinieri a riprendere, a vedere quello che era successo. Però eravamo abituati, sì, però non come adesso. Quella dell'altra sera è stata troppo forte. Riuscirà a dimenticarla? Insomma, non tanto facilmente. Comunque si va avanti come l'hanno fatto le altre città, L'Aquila, Bologna, tutti sono riusciti a superare la situazione e ce la faremo anche noi. Ve l'aspettavate questa scossa più forte? Come si fa a dire arrivano o non arriva? Certo che è stata brutta, oltretutto avevamo la figlia che si doveva sposare il giorno dopo, quindi abiti appesi. Ma lei è il papà della ragazza? E quindi? Il matrimonio non l'avete rimandato? No. È stato effettuato grazie agli amici di Mormanno che sono venuti e è stata una bella festa. Avete diciamo. Anche festeggiato? Come no? Alla grande proprio. Proprio per andare contro il terremoto.
La sensazione che avverti aggirandoti tra gli stretti vicoli del centro storico è quella di un pugile stretto all'angolo del ring. Stenta a tenere gli occhi aperti. Le immagini sono sfocate, i suoni ovattati. Sa che deve richiamare tutte le forze che gli rimangono in corpo, ma il colpo ricevuto, nonostante la guardia, brucia ancora. Rimettersi in piedi significa rischiare di nuovo. Ho deciso che siccome c'è una figlia a Roma, no? Da una settimana me ne vado a Roma. Lascia il paese? Me ne vado, sì. Ma per sempre? Sì, sì, per sempre, sì. Non tutti buttano la spugna, lo capisci da negozi ostinatamente aperti. Far cassa oggi non conta, quello che è importante è essere presenti nel caso in cui i compaesani dovessero avere bisogno. Non avete chiuso il negozio? No, non abbiamo chiuso anche per andare incontro alla gente se ha bisogno, soprattutto di acqua, perché l'acqua sta mancando. Non si può bere, non è potabile. Non si può bere, non si può utilizzare neanche per l'igiene orale, per cucinare, diciamo che è una situazione brutta. Qualcuno in paese è rimasto? Poca gente, molti si sono recati nelle casette in campagna, molte persone al lago, sono rimaste al lago, nelle Cos'è macchine. Il Pantano, località Pantano. Diciamo che è una delle zone, tra virgolette, più sicure, perché poi non si sa cosa andiamo incontro. Quindi clienti qui pochi? No, si sta lavorando anche perché la gente ha paura, quindi si fa la scorta e poi va via. Cosa è venuta a comprare per la colazione? Per la colazione domani mattino. Orzo, fette biscottate. Tutto quello che ci serve. Ma in campagna è una casetta piccola. È piccola. Ma c'è tutto quello che vi serve? Ci arrangiamo. Quanti siete? Siamo parecchie. Cioè? Siamo 9 o 10 persone. E ci sono i letti per tutti? La facciamo la sera, la dormiamo qualche letto. Ci arrangiamo. Da una grata di ferro si intravede la figura di un uomo al lavoro. È il macellaio del paese e anche lui, come gli altri commercianti, non se l'è sentita di abbassare la saracinesca. Lei rimane aperto anche se nel paese non c'è quasi nessuno. Vabbè, ma se lo discutiamo pure noi, che facciamo? Rafforziamo proprio questo paese. Cerchiamo di rimanere con la speranza che le cose ci vadano bene. Anzi, io sono propenso domani ancora di macellare. Questa è tutta merce che era di giovedì scorso, prima del terremoto. Però sono propenso domani di lavorare, diciamo, un'attività normale. Qualcosa ha venduto in questi giorni? No, signora, giusto qualcuno che ci conosce così. Vedere un paese svuotato. Sì, non ne parliamo. Ma non tanto adesso la mattina, veramente il paese la sera, dalle 7:30 in volo. Com'è? È un cimitero. Da un magazzino non troppo lontano giunge profumo di pane. Entrando scopriamo che questo signore, 2 ore dopo la grande scossa, era nello stesso posto dove lo troviamo in questo momento. Ma lei la notte della scossa, dopo l'una, è venuto qui a lavorare, a fare il pane? Non aveva paura? Sì, certo, la paura c'era, però c'era anche l'impegno per il pane per la popolazione, aveva pure bisogno del pane, quindi... E c'era lei qui e nessun altro? E nessun altro, certo. E che pensava? E che volevo pensare in quel momento? Ancora siamo confusi, siamo... Non è passata la paura? No, certo, ancora no, e ce ne vuole. Sono 2 anni che ci stiamo convivendo, comunque.
Dalla notte del terremoto a Mormanno è iniziata una rispettosa convivenza tra abitanti e quanti in paese sono giunti da fuori per gestire l'emergenza. La pattuglia più numerosa è quella dei vigili del fuoco, chiamati a verificare l'agibilità delle abitazioni danneggiate dal terremoto. Questo è il centro operativo avanzato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando di Cosenza, che sta operando sul comune di Mormanno. Uno simile a questo c'è sul comune di Laino Borgo, in modo tale da tenere sotto controllo l'intero baricentro e l'intera area operativa che afferisce al comune di Mormanno. In quanti state operando? 120 persone. L'attività principale è quella del controllo delle singole abitazioni per l'agibilità. Esattamente, in questo momento stiamo dando priorità alla verifica di stabilità delle case civili di abitazione affinché ogni persona sappia con immediatezza se può rientrare o meno nella propria abitazione. Questa è la richiesta principale che vi viene dalla gente? È quella più importante. Per molte famiglie, purtroppo, il verdetto dei vigili del fuoco non lascia spazio alla speranza. La casa, l'amata casa, è irrimediabilmente compromessa. Sono tutte le lezioni dell'altra notte o qualcosa si è aperta anche prima? No, tutta l'altra notte. Così come vedete la casa l'altra notte è successo. Avrete fatto queste scale col cuore a mille. Di cosa? A scendere. Si è aperto tutto all'improvviso. Poi senza luce. Si andava a tastoni perché non sapevamo se il pavimento... E la luce? Niente, non c'era. È saltata? Sì, in quel momento sì. Poi dopo un 5-10 minuti... Avete fatto queste scale al buio? Sì, con la paura che non sapevamo quello che trovavamo. Preso il vestito da sposa e tutto via di corsa. Questi sono muri molto spessi, quindi sì, per romperli... Si sono aperti completamente, in corrispondenza da una parte e dall'altra, quindi la gravità sta proprio in questo. Voi pensavate che questa casa potesse essere a rischio in quanto antica? È chiaro che qualche cosa di più fragile è rispetto a una struttura nuova in cemento armato. Però... Qui si sono aperti gli armadietti. E quindi sono caduti i bicchieri, i piatti, tutto. Tutto questo in quanti secondi? Sembrava un'eternità, ma io penso che se durava qualche cosina in più non potevamo fare questa intervista. Voi eravate a letto a dormire? Vi siete svegliati subito? Subito, i figli che gridavano. Si vede malissimo, siamo nel terrore e poi ci sentiamo un po' abbandonati, non abbiamo punto di riferimento, non sappiamo a chi rivolgerci per avere
qua siamo veramente in mano al Signore. Questa scossa più forte ve l'aspettavate? No, si diceva da qualche anno che doveva arrivare qualcosa, ma ce l'aspettavamo, sì che ce l'aspettavamo. Paura. Allora dico, ma forse passa come tutte le altre scosse piccole che sono state, dico, passa. Quando ho visto che poi tremava tutto, poi sono corsa qua, mio figlio dormiva nella stanzetta sua, lui è uscito, io pure. Loro che c'era pure la moglie che non sta bene, eravamo preoccupate di tutto, di tutto. Lei questa spaccatura ce l'ha proprio sulla testa del letto? Sì, sì, sì. Beh, prima che sentiva le scosse come sempre, dico, ma sto a letto, così passa. Quando poi ho visto che le porte ci sono aperte, le cose, le bicchieri cadevano, sono scappate, giustamente. Quando ho visto che era forte, sono scappata via. Si è aperto anche l'armadio? Tutto, sì, tutto. Da quella notte qui non c'è più dormito. No. E qua vengo solo a prendere qualcosa, se no faccio qualche lavoro nel magazzino, perché là si sta bene. Poi ho portato roba dalla campagna, ho sistemata e vengo, se no sto da mio E la sera si va via? Sì, sì, sì. Altri, il sopralluogo dei tecnici, lo stanno ancora aspettando e, nel frattempo, preferiscono non sfidare la sorte. Abbiamo una piccola casetta in campagna e siamo preferiti ad andare là. Sì, e oggi è venuto qui? Per prendere un po' di roba, se no quella notte abbiamo scappato e non sappiamo... che manca della roba intima, magari vestiari e cose, no? È la prima volta che viene? No, o già c'è stato? No, sono già stato, anche ieri sono stato. Sì. Tutti i mattini vengo sempre, tanto è vicino la campagna, non è che è lontano. Ah. Eravamo in 15 persone. 15? Figli, 4 figli, 4 nuori, insomma, i nipoti, ci abbiamo accamato là. Per la paura. Casa ha avuto danni? Un po' di danni l'ha avuto. Di giorno facciamo sempre il via vai. E dove dormite la notte? Io mi sono alloggiato in un camper con mio figlio. In un camper? Ma non andate al liceo, alla palestra dove si sono i letti? No, io preferisco stiamo assieme a mio figlio. C'è un camper e ci siamo. E dove l'avete parcheggiato? È parcheggiato di fronte all'ospedale, c'è un piazzale. In quanti siete nel camper? Nel camper siamo 8-10 persone. E quanti lettini ci sono? Ci arrangiamo, come lettini ce ne sono 3-4, però ci arrangiamo. E gli altri? Ci arrangiamo. Ma ci sono anche bambini? Ci sono bambini, sì. E riescono a dormire? Sì, come no. Prima cosa facciamo dormire i bambini e poi ci aggiustiamo noi. Ma non potrà essere per sempre così? Per sempre no, questo deve essere una cosa momentanea. Quindi poi? Finché non... Poi Dio provvede, la mano di Dio è grande.
Non a tutti è toccato lo stesso destino e così ci sono abitazioni che, pur trovandosi nella zona del paese maggiormente colpita dal sisma, non hanno subito lesioni. La sua casa è tranquilla? Per il momento sì, non c'è nessuno danno, solo qui c'è acqua che entra per la casa. Sono venuti a controllarla la casa? Sono venuti ieri i pompieri. Hanno detto che è tutto a posto? Per il momento. Ma non è mia la casa, è di un altro. Lei con chi ci abita? Solo. Da solo? Sì, mia moglie è morta. Me lo dice come sono stati questi due anni, ogni giorno col terremoto? Terribile, 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 tutti i giorni ancora. Senz'altro che cambia la vita, senz'altro, perché paura notte e giorno. Si sta attenti ad ogni minimo rumore? Ogni minima cosa, già. Si salta all'impiede. E la notte del 26, quella più forte, si è svegliato? Come no? Sono andato qui fuori, nella villa. Siamo stati fuori. Purtroppo la vita è così. Adesso vi siete un po' tranquillizzati o avete paura che possa accadere di nuovo? Anche questa notte ha fatto, questa mattina, tutti i giorni fa. Ogni giorno abbiamo qualche problema. Adesso il paese si è spopolato, siete rimasti in pochi. Non c'è nessuno, qui non c'è nessuno, sono solo io, non c'è nessuno qui. E da solo non ha paura? No, no. Purtroppo quando arriva, arriva, che vogliamo fare? Pian piano gli abitanti di Mormanno hanno deciso di farsi aiutare e così, se le prime notti il sedile di un'auto sembrava più confortevole di una brandina forestiera, adesso i letti sistemati dentro alla palestra del liceo scientifico cominciano a riempirsi. Siete venuti a prendere un pasto caldo? È un pasto caldo, signor, che qua invece che tempaccio che fa, per la mia. Dove dormite? Qui. Dormite qui? Eh sì, qui dormiamo. E che mi fa? Poi cucù trappato. La casa è sicura, casa vostra? Ma sicura, sicura no, che è alta. E quindi sei sempre con la paura. Qui vi trovate bene alla palestra? Sì, almeno c'è caldo. Sì, sì, bene, c'è caldo, sì, tutto. Dagli occhi dignitosamente bagnati di lacrime di questa signora alle risate chiassose dei bambini che per volontà del sindaco di Mormanno sono tornati tra i banchi. Un giorno, in una grigia mattinata di vento e di pioggia, il mare si stava davvero annoiando. Uffa che alghe, lui diceva così, noi diremo uffa che barba. Qui non succede mai niente. Voglio divertirmi un po', spingerò sugli scogli quella grossa nave che sta passando. La nave venne scagliata sugli scogli dal mare in burrasca e così tutti i marinai che erano sopra annegarono. Bisogna riprendere le normali attività. Chi fa scuola rende un servizio pubblico, quindi è opportuno, vero bambini? Rientrare, riprendere le attività e stare insieme, superare anche in maniera... rivedersi, superare in una maniera aggregativa quello che è anche stato un momento brutto. Ma ne avete parlato insieme? Ne abbiamo parlato, ognuno ha raccontato la sua piccola esperienza di questo vissuto un po' tragico, no? Però insomma abbiamo cercato anche di esorcizzare, no? Tutta questa, perché noi conviviamo comunque, vero, con un territorio che ci fa ballare allegramente e speriamo sempre di... Ecco, ballare la cosa? La Zuba Fitness, che è un ballo insomma di loro ne sanno più di noi. La samba. Tu dove stai dormendo la notte? Nella macchina. Macchina? Ma riesci a dormire? Sì. Per te è un po' un'avventura, quasi divertente. Sì. No, pauroso, pericoloso. Pericoloso. Ma il terremoto l'altra notte l'hai sentito? Sì. Come me lo descrivi? Come l'hai avvertito? Sentito rumore? Eri a casa? Ah, macchina! Ho ballato. E tu? Io invece sono... Era a casa,
Stavo dormendo, non ho sentito niente, mi è venuta a svegliare mia mamma. E adesso dove dormite? Io dormo fuori, nella macchina. In macchina? E non sei stanco la mattina per venire a scuola, no? Sì, un poco. Però è importante venire in classe. Perché? Perché devi imparare a studiare, devi imparare a scrivere, a leggere. Ma con i compagni di quello che è successo state parlando? Cosa vi siete detti? Sì. Da me si è rotto un tubo dell'acqua. Cosa? Da me si è rotto un tubo dell'acqua. Dell'acqua? Si è allagato tutto la... è una casa. Sì, sì, l'ho sentito. Come è stato? Brutto. Brutto? Come cosa hai sentito? Un rumore forte, mi sono messo a gridare, papà, papà. E poi dove siete andati? E noi siamo dormiti in macchina, abbiamo dormito in macchina. E adesso dove state dormendo? A casa. A casa, siete tornati a casa? Sì, sì, perché abbiamo visto che non c'era niente di grave, siamo tornati a casa. Ma hai paura che possa fare di nuovo il terremoto? Sì. Paura? Tanto. Mentre stiamo per lasciare la scuola, un insegnante segue i nostri passi. Non è protagonismo, ma solo bisogno di condividere con noi i suoi giorni particolari. Lei è rimasta senza casa, però sta venendo comunque a scuola e non vuole lasciare i bambini? Assolutamente no. Bisogna pure lavorare, bisogna pure stare presente, devi essere presente al posto di lavoro. E quindi con tutto il dolore che ho nel cuore, perché la mia casa è tutta sfilata e quindi ci hanno dato lo sfratto e ci siamo dovuti trasferire a casa di parenti. Quindi adesso mi tocca da venire tutti i giorni a lavorare qua, quindi con la morte nel cuore, però bisogna farsi coraggio, la vita continua, l'importante è che siamo vivi. C'è un'altra storia a Mormanno che merita di essere raccontata, è quella dell'ospedale Minervini, evacuato la notte del terremoto, è stato subito dopo dichiarato inagibile. Un permesso speciale dei vigili del fuoco ci consente di varcare il suo ingresso. Questa è la parte amministrativa dell'ospedale Minervini qui a Mormanno e come ci riferiscono dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è sicuramente una delle zone maggiormente colpite dal terremoto dell'intera struttura ospedaliera. Qui c'era la direzione sanitaria, l'economato, la regioneria e le immagini documentano effettivamente i danni provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 5. Sono dei colpi fatti proprio con i piccoli da vigili del fuoco per verificare quella che è la gravità e soprattutto la lesione provocata dalla scossa di terremoto. Qui è rimasto tutto come lasciato la notte del 26 ottobre con i degenti portati fuori in tutta fretta dal personale sanitario. Lei è stato sindaco di Mormanno per parecchio tempo, che sensazione prova a vedere questo ospedale completamente vuoto, abbandonato? Ma come posso dire, vediamo un po' spegnersi il sogno di tanti anni, insomma. Noi qui abbiamo negli anni 80, quando io facevo il sindaco, come poi anche negli anni recenti, questa è una struttura che abbiamo difeso a spada tratta, perché un ospedale era un ospedale periferico e poi abbiamo creato questo centro di riabilitazione, l'unico centro di riabilitazione pubblico della Calabria. Un'ottima scuola di fisiatria venuta da Reggio Emilia a governarlo
e un ottimo rapporto col Policlinico Universitario di Germaneto per la riabilitazione cardiologica. E quindi oggi vederlo in queste condizioni, ovviamente noi insomma, su quello che è accaduto non possiamo farci nulla, però noi chiediamo con forza che le istituzioni immediatamente facciano una verifica puntuale a questa struttura. L'idea di poter pensare a tempi lunghi non è accettabile, per due ragioni. Questo è un presidio che per la Calabria, per questo territorio è un punto di riferimento. La gente qui comunque ha sempre trovato una risposta sanitaria, di ogni genere, nonostante negli ultimi anni diceva aveva questa funzione riabilitativa, però qui c'era un punto di primo intervento, c'è il 118. La gente ha trovato, soprattutto la popolazione anziana, ha trovato delle ottime accoglienze qui all'interno dell'ospedale. Quindi deve vivere come struttura sanitaria. Poi lascio immaginare anche quello che, come può pesare un'eventuale chiusura di questo ospedale anche sull'economia reale di questa comunità, provata da questa vicenda. Questa è una struttura che, come vede, è uguale a tante altre strutture, perché negli anni 70 si prendeva questo modello e veniva calato in ogni territorio, al di là se erano comuni marini, costieri o comuni montani come il nostro. Avete visto questi grandi finestroni, incompatibili assolutamente con un territorio montano che qui avete visto il maltempo, qui fra non molto nevicherà, come dire. Però abbiamo lavorato anche con, quasi ci siamo autosostenuti qui con i nostri stessi dipendenti, abbiamo costruito questa realtà lentamente sopra, ci sono le palestre, insomma, le stesse sale di degenza concepite anche con una visione moderna per come far stare le persone che stanno qui per appunto attività di riabilitazione. Ecco perché la Regione non ha potuto far nulla, ha preso atto ecco, di questa scelta che era stata fatta. E l'attività è andata avanti. Noi avevamo adesso con l'atto aziendale approvato dal direttore Scarpelli, questo era un presidio con 80 posti letto, che era, ripeto, un piccolo gioiellino che poteva funzionare con quel numero di dipendenti di cui le dicevo e che poteva alla fine produrre anche un pareggio di bilancio, e quindi, ecco perché confidiamo molto a che insomma, questa struttura quanto prima possa tornare alle attività. A Mormanno adesso tutti si chiedono cosa accadrà e intanto a chi prefigura l'arrivo di una seconda scossa come quella dell'altra notte o ancora più forte fanno indossare la maschera dello stregone. Ci sono degli stregoni che prevedono, gli scienziati non riescono a prevedere perché non esistono strumenti scientifici, poi arrivano questi signori che creano allarme insomma, questi bisognerebbe metterli dentro e buttare via la chiave. Questo è, perché su una situazione psicologica in questo momento pesantissima si uniscono questi elementi inseriti da questi signori, è devastante da un punto di vista psicologico. Qua. Dalla Protezione Civile hanno detto che non ci sono gli elementi per dichiarare lo stato d'emergenza. Probabilmente hanno bisogno di alcuni criteri per determinarlo, ma questa è stata la dichiarazione a caldo di Gabrielli che ha detto no, non ci sono le condizioni. Ma adesso che stanno procedendo con le ispezioni e i rilievi all'interno soprattutto del centro storico, su 40 ispezioni, sopralluoghi, 24 abitazioni sono inagibili, i politici e tutti quanti gli altri, eccetera, si dessero una mossa perché così non si può restare, perché il paese rischia di morire. Cioè, no, in tutti i sensi.